conosce Rolando Meallesi? Rolando Meallesi lo conosco, sì, è un noto pittore di Marciano. Non sai chi è? No, l'ho sentita nominare ma non so chi è. È pittore, scultore. Rolando Meallesi. Rolando, sì, dai. Beh, sì, cioè, sì, per forza sì. Ma guarda, so anche quadri, no, non so i suoi, però sì, vabbè, dai. Senti. Sì, è un artista di Marciano, un pittore, nasce come geometra e poi si è dato alla pittura tanti anni fa, ha avuto esperienze stupende, qualche volta ha acquistato anche i suoi quadri, sì. Lei conosce Saverio Marinelli? No, non conosco. È un ragazzo dal cuore d'oro. No. Saverio Marinelli, questo lo ignoro, non lo conosco. Aia, qui mi prendi in castagna. Chi è Loredana Frescura? Dunque, abita a Papiano Stazione, è una scrittrice, dovrebbe aver scritto dei libri che ahimè non ho letto, ma credo che l'abbia presentato anche a Uno Mattina. Non ne ho proprio idea. Neanche. Passo. No. Conosci Venanzio Vallerani? No. No. Sì, no, di mute si danza, no, fa brutte figure. Che ne so chi è? È Vallerani del Cerro, Venanzio, il che è l'inventore, che è? Non lo conosco. È macellaio. Aspetta, Vallerani era quello che era andato in Africa, all'elementari era venuto, a schiavo. Bravissimo. Vallerani, vabbè, personaggio storico marciano. Credo che sia interessato, nonostante l'età, non mi sembra la persona più anziana della famiglia, in Cina o in Africa per realizzare pozzi, è un genio, insomma, via. Beh, è uno studioso del recupero dell'agricoltura nel mondo e quindi ha avuto esperienze in Cina, addirittura nel sud-est asiatico, e mi ha detto che mi avrebbe regalato un libro su questo, ma ancora lo devo vedere. Enzo Betti? Enzo Betti invece è uno scultore, credo, di Marciano. Neanche, il cognome sì, ma non l'ho mai visto. No, no. Non conosco. Ma che... Enzo Betti, anche lui nasce come bancario, poi con una passione eccezionale per la raccolta di tante cose, fra i quali le conchiglie che ha raccolto in tutto il mondo, e tante altre cose. Enzo Betti è un grande collezionista, filatelico, è il migliore. Conoscerai senza dubbio Lorenzo Fasola a Bologna. Ah no, no, questo mi manca, come mai mi è sfuggito questo personaggio? No. Non lo so. Nemmeno. No. Conosco il nome e il cognome, ma non conosco la persona. Chi è Luca Cardinali? Luca Cardinali? Ma che cazzo? Sì, è uno che faceva, ma mi sembra che fosse un giornalista. Passo. Beh, è giornalista. No. Il grande Luca. Puoi anche salutarlo. Lo saluto, è simpatico. Un gran bravo ragazzo. Soprattutto è una persona, credo, bella dentro, nel senso, no, che ragazzo tranquillo. Ha scritto belle cose, felicissimo quando l'ho visto, diciamo, come personaggio alla televisione, no? Ha collaborato con TG2 o collabora ancora, credo, quindi orgoglio cittadino, dai. Chi è Emilio Tini? Emilio Tini, di Marciano. Non lo so. No. No. Io non so su queste cose. Marco Rumori? No. Zero. Marco Rumori, anche come cognome su Marciano, mi suona poco. Marco Rumori è un cognome che viene da San Venanzo, però. Boh. No, Marco Rumori no. È un tenore di San Venanzo. Monia Baccaille, sì, la conosco perché è la figlia di un collega mio di lavoro. E corre in bicicletta. È ciclista, no? Dai, su, l'ho vista correre fin da piccola, abbiamo corso insieme, non è vero. È una ragazza che va in bicicletta. Monia Baccaille è una ciclista importantissima, ha vinto anche da poco qualcosa di importante, ma non mi ricordo. Sì, sportiva, marcianese. Presente.
mi devi dire se conosci Marco Bocci. Marco Bocci è il coso del PD. Quello che sì, quello sì. È il figlio di Bocciolino. Non è quello che fa l'attore. L'attore. Marco Bocciolini è il più grande attore di Via della Molinella, all'ammeto. È un attore di Marciano. Bravo, le lascio questo volantino. Sabrina Bazzanti. Sabrina Bazzanti è una bella ragazza che ha anche una gran bella parlantina e fa tante cose, scrive libri, presenta trasmissioni televisive, fa di tutto di più, di tutto di più. E Erika Cecili? Erika Cecili ha fatto il servizio civile in comune a Marciano e anche lei scrive libri, presenta, si muove, fa tantissime cose. Poi? E poi basta. Ciao a tutti.